locali. Hanno costretto i sindaci, loro malgrado, a dover aumentare le imposte locali per garantire i servizi essenziali alla comunità. Inoltre, cari cittadini, si sappia che gli interessi di una crescita esponenziale, degli interessi sul debito, debito pubblico compreso, non fa altro che produrre un'applicazione anno dopo anno, sempre costante, di nuove tasse a carico dei soliti noti, ovvero dei lavoratori autonomi, dei lavoratori a reddito fisso e dei pensionati. Inoltre, al seguito della gestione del nostro paese all'euro, ovvero alla moneta unica, abbiamo sottoscritto una clausola capestro che si chiama Fiscal Compact, ovvero per abbattere il debito pubblico portandolo dal 133% al 60% del valore attuale, di poco meno di 3.200 miliardi, siamo costretti, nostro malgrado, a dover pagare anno dopo anno 50 miliardi per 20 anni. Cosa impossibile, poiché l'economia si sovrapporrebbe nell'arco di un anno, di un solo anno, 50 miliardi che vogliono dire nuove tasse, vogliono dire tagli allo Stato sociale, vogliono dire tagli alla spesa pubblica, nei settori dell'istruzione, della sanità, dei trasporti e di altri servizi essenziali. Questi sono gli impegni che l'Italia avete preso nei confronti dell'Europa, le politiche di austerità e di rigore, comprese quelle attuate da questo governo, non portano da nessuna parte, non fanno altro che peggiorare la situazione. E allora, caro signor Renzi, devi cambiare strategia. Il carico fiscale deve essere proporzionato al reddito di ciascun cittadino. Bisogna redistribuire equamente la ricchezza nazionale. Ma tutto ciò non è possibile. Si sappia, cari cittadini, che esiste un tesoretto di 8.000 miliardi di crediti, italiani, fondi. Nell'occhio del ciclone di grandi scandali, pensiamo allo scandalo di Roma Capitale, pensiamo agli scandali sulle grandi opere pubbliche, Ponte, TAV, che hanno portato il nostro debito pubblico a Frodi fiscali e corruzione producono una dilatazione ulteriore del debito con interessi costanti che crescono anno dopo anno. Bisogna allora, caro signor Renzi, qui il reddito di cittadinanza, il reddito di cittadinanza per contrastare efficacemente la camorra, per eliminare il voto di scambio, per invogliare le banche a mollare i soldi necessari alle famiglie per l'acquisto della prima casa, per far decollare i consumi. Bisogna inoltre riformare seriamente la giustizia e non agli altri. Una giustizia più efficace, più rapida, garantisce tutti noi, tutti i cittadini, onesti. Se non ci sembrasse finalmente la protezione. Ma la vuoi finire di fare questa cosa? Ciao Maria. Ciao bene. Carina che ci sta, Angela. Aspetta. Allora.
Angela Ciavella. Bisogna tagliare i torti. E Maria, Maria che è passata dal nostro supermercato a Zebù. Esatto. Ciao Carlo. Che dici? Tutto a posto? La salutare qui. Venite qua, qua battagliamo sempre. Ma domani, domani diciamo faccio la riunione, diciamo, sulla disabilità. Al centro all'anfiteatro, al centro direzionale. Però diciamo la faccio partire non come etichettare come una cosa del movimento, cioè partirà generale come una cosa diciamo dei cittadini in generale e poi piano piano tutti quanti potranno dare il loro contributo. Non voglio fare perdere tempo a Maria, ma per la prossima magari parliamo con Carlo. Ciao bella, ciao Angela, bella, ciao. E tu da dove stai venendo? Ormai, dall'ospedale della mia famiglia. Ormai, sei con la busta in mano. Sì. Ma fammi togliere la busta. Però io ti prendo qualcuno, io voglio fare la sì, sì, sì. Bellissimo. Vuoi andare vicino al gazebo? Vicino al gazebo? Aspetta, ma c'è una faccia. Aspetta, Mari, mo ce la facciamo fa. Mo ce la facciamo fa. Stai riprendendo? Sì, sto riprendendo. Chi ha autorizzato? Chi ha autorizzato? No, ragazzi, no, non ti voglio chiamare, Pasquale, no. Mi fai, mi scatti una fotografia assieme a Maria? Sì, devi premere su. Prima ti metti a fuga e poi dopo prima. Prima ti metti a fuga e poi ti prema. Ma cava è una fotografia, non è Pasquale. No, che sei che le nasce? Ma fa loro. Allora, questa è l'ottica capo, si vede tutte cose. E va bene. E non va. Ma non la fa, si tutto un po', è finita. Ma Pasqua, ora stiamo facendo una foto per un matrimonio. Aspettata dopo. Venuta? Ne sono voluto tre, no? Ma quindi qual è la bella mia? Saverio sta a casa. Domani viene pure lui alla riunione sulla...